l'unico nono ha definito il dogma dell'Immacolata Concezione. Ricapitolazione. Oh, aiuto, 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 aiuto,
va bene. Cosa mi manca? Ti manca poco e diritto canonico. Però due domande, tipo potresti rischiare qualcuno? Va bene, cioè, tipo Pietro è già sfidato se non sbaglio due volte. Ah, due volte, il dopo uno o due? Sfido il signor De Giorgi su diritto canonico, dai. Marco, l'hai inventato tu. Quante volte l'avrai visto, Marco? Marco, l'hai visto mille volte passare. Matteo. Beh, Barberini c'è, però. Comunque, abbiamo pensato di darti un premio. Da Campitello. Ma è era Campitello comunque. Allora, visto che dovrei adesso avere a che fare con l'incenso, veramente non sai Urbano VIII? Abbiamo pensato di Vincenzi, un po' di Anna che si è un po' variegato, Vincenzo al Pacciulli per la chiesa, così, per cambiare un pochettino le tradizioni. Come mi disse Don Antonio, io preferisco il fumo dei trattori. Questo è Vincenzo, se dormi la mattina. Va bene. Allora adesso senza... ringraziamo tutti gli sfidanti di Urbano. Sai la chiara, non è che ho mangiato? No, è la chiara!
perché il mio era più sporco tra l'altro, Qua c'è un altro. Proprio più bello. Va bene, direi che anche questa prova non è così. No. È più scoppiato, ne eravate voi due. Va che invece così. Passiamo alla... Ah, no. Lui, che aveva il suo tempo,
sicuro. Ah, davvero, beh. Ehi, perfettamente. Va bene. Grazie. Quella club dog. Che ma? No, cosa mi viene fuori? La pasta della pizza. Prova. Andava a casa? Che ore sono? Ah, sei qua. Aspetta un attimo.